Ah, dunque, sempre molto malissimo, come previsto, riesco a fare i video solo sabato e domenica, di conseguenza, cioè, il lavoro che farò su YouTube fin da ora, cioè fin da prima, sarà col contagocce. Non potete ringraziare quei negrieri dei miei padroni della mia fabbrica che non nomino. Per evitare future querele, sono capace di dire che parlo male di loro, ma comunque, fondamentalmente, a parte sempre la difficile situazione familiare, ma fondamentalmente direi che il motivo principale per cui non posso più fare video durante la settimana è a causa degli orari di lavoro che mi sono stati imposti. Comunque, io la sera arrivo troppo stanco per poter fare video su YouTube. E poi oggettivamente ho altre cose da fare. Allora, ero rimasto l'ultima volta, sempre nella lettura di La doppia ombra, a quel passo appunto in cui Smith afferma che uno dei protagonisti del racconto, Stregone Avictus, è stato allievo di Maligres, che abbiamo già conosciuto in un precedente racconto, e su cui si racconta ogni sorta di nefandezza. Dunque, il passo era esattamente questo: tutti gli uomini conoscono Avictus per fama, unico allievo superstite di quel Maligres che con le sue arti negromantiche opprimeva la città di Suzran dall'alto di una torre di pietra nera. Maligris, che era morto da anni, quando gli uomini lo credevano ancora vivo, e che pur cadavere pronunciava con labbra di mummia i suoi mesti oracoli e possenti incantesimi. A differenza di Maligris, Avictus non aspirava al potere secolare e, avendo imparato tutto quello che il grande stregone poteva insegnargli, si era ritirato dalle città di Poseidonis per cercare un nuovo e più vasto regno. Quanto a me, il giovane Farpetron, negli ultimi giorni di Avictus ho ottenuto il permesso di raggiungerlo nella sua solitudine e da allora ho condiviso la sua vita austera, le veglie ed evocazioni. Per questo devo condividerne il bizzarro destino che arriverà come conseguenza dei suoi incantesimi. Allora, qua veniamo a sapere parecchie particolari interessanti, cioè che Maligris, come ultima nefandezza, ha commesso quella di continuare a opprimere la sua città, il suo regno, anche dopo la morte, no? Anche qui, solita storia di zombie, cioè nei racconti di Smith sono tutti zombie, si potrebbe dire. Con la morte fisica non avviene la morte spirituale, l'anima non si distacca dal corpo defunto e la mummia continua a vivere, magari anche in avanzato stato di decomposizione. No, e a compiere nefandezze, si noti la differenza, anche qui la differenza con Lovecraft, il quale praticamente il tema dei morti che vivono dopo la morte, cioè che vivono nel loro corpo dopo la morte, o il tema di corpi rianimati senza anima, è abbastanza raro. Ci sono, fra i racconti più famosi, ce ne sono alcuni, appunto La cosa sulla soglia, e poi Herbert West, il rianimatore, e anche alcuni aspetti di Knaian, Sinaian, che dir si voglia. Lì c'è questa tematica, ma noi abbiamo sempre visto che in Lovecraft non è uno dei temi prevalenti nella sua letteratura. Compare fra i tanti temi, ma non è quello prevalente. In quello di Smith è proprio ossessivo, più di quanto Lovecraft abbia l'ossessione dei mostri alieni. Allora, non è senza terrore, poiché l'uomo è mortale, che io, il neofita, ho
Ho scrutato in principio le sembianze orrende e terribili di quelli che obbedivano ad Avictes, geni del mare e della terra, delle stelle e dei cieli che si aggiravano nei corridoi di marmo in ogni direzione. No? Cioè qui noi vediamo che per Smith la stregoneria è essenzialmente necromanzia, no? Cioè evocazione dei defunti ed evocazione degli spiriti della natura. Perché la stregoneria può essere tante cose, no? Mandare il malocchio, creare una tempesta per devastare le proprietà dei propri nemici, no? Può essere tante cose. Però, a parte il fatto che effettivamente durante la caccia alle streghe, diciamo, qual era la colpa principale dei, appunto, degli stregoni? Quello appunto di disturbare i morti, disturbare gli spiriti e avere rapporti con i demoni, no? Questa era la causa principale della colpa durante la caccia alle streghe. Invece, per esempio, durante l'antica Roma, dove esistevano anche lì il delitto di stregoneria, i processi per la stregoneria, però in un ambito completamente diverso, cioè non c'erano i roghi, non, cioè, si finiva in galera, certo, appunto si faceva il malocchio, che so, al vicino, no? Addirittura c'era una norma del diritto romano: se uno con un incantesimo di stregoneria porta dal campo del vicino al proprio le piante coltivate, no? Con un incantesimo le fa camminare attraverso il campo e le porta nel proprio, allora non so quanto di galera si becca, ma gli mettono i ceppi addirittura, insomma, cioè, ma non era considerato, come dire, un delitto contro gli dèi o cose di questo tipo, era semplicemente, la stregoneria era considerato un delitto perché facevi delle cose illecite tramite un mezzo magico e non un mezzo normale, no? Nel caso di Smith, ovviamente, che essendo americano, con tutta la storia di Salem, dei processi delle streghe, dei puritani e via dicendo, è ovvio che la stregoneria appaia soprattutto come negromanzia, no? Cioè evocazione degli spiriti, dei defunti, o addirittura resurrezione dei corpi inanimati, o evocazioni dei demoni della natura, degli spiriti della natura. Brividivo dinanzi alle forme nere e subterranee che spiraleggiavano dai fumi grassi dei braceri, no? Cioè, immaginiamoci i braceri, questi tripodi con questi bacilli, no? I fumi salgono e si formano come in certi cartoni animati degli anni 30, no? O dalla Walt Disney, si formano i fumi, compare lo spirito, no? Che appunto essendo associato al vapore, all'aria, al fumo, no? Prende forma nelle volute di fumo. Gridavo per l'orrore davanti alle mostruosità informi, opache e colossali che si affollavano malignamente intorno al cerchio tracciato con sette colori, minacciando noi che stavamo al centro e che avremmo conosciuto una sorte indicibile se avessimo cercato di oltrepassarlo. Non senza repulsione avevo bevuto il vino versato dai cadaveri animati e mangiato il pane fornito dai fantasmi. E te credo, cioè, se uno, se viene servito a tavola un cameriere che è morto da 20 anni, da una mummia semidecomposta, ti versa il vino, ti porta da mangiare, cioè, sinceramente io non so se avrei il coraggio di mangiare e bere la roba che è stata a contatto con un cadavere. Ma col passare del tempo la consuetudine, la routine, sì, sempre se non ti becchi un overdose di batteri e virus, no? Avevano tutt'altro l'impatto dello straordinario e annullato la paura.
evidentemente, appunto, a quel tempo, non rendendosi conto, cioè, a me preverrebbe lo schifo, non la paura, lo schifo. E poi anche la paura di beccarmi qualche malattia. Appunto, siccome evidentemente a Poseidonis la scienza era monopolio di pochi privilegiati, e la gente non si rendeva conto che a stare a contatto con i cadaveri ti becchi delle malattie. Poi, finché ero arrivato a convincermi che Avictes fosse il signore di ogni incantesimo ed esorcismo e avesse il potere di allontanare ogni essere che evocava, no? Cioè si rassicura, dice sì, vabbè, come li ha chiamati, li può anche mandare via in un attimo, quindi se diventano pericolosi, nessun problema, no? Cioè, Avictes non è il primo maghetto che passi di là, è stato allievo di un grandissimo stregone, quindi non c'è nessun pericolo, pensa lui, no? Poi vedremo che non è così. Sarebbe stato meglio per lui e per me che il maestro si fosse accontentato delle conoscenze di Atlantide e di Tule. Qua viene chiamato Atlantide per la prima volta perché, se avete capito, Poseidonis e Atlantide, in fin dei conti, non sono la stessa cosa. Poseidonis non è che il relitto del più vasto regno di Atlantide che è già scomparso nelle acque, no? Per cui Poseidonis è questa isola, presumibilmente dalle parti, insomma, del triangolo Bermuda, più o meno, perché mi sembra di aver capito, d'altra parte, la mitologia del tempo, che era quella inventata da Edgar Cayce, il cosiddetto veggente degli anni 30, no? Che diceva appunto che Atlantide era costituito da due isole principali, cioè Atlantide, quella grande posta in mezzo all'Atlantico, che era diciamo, quello che corrispondeva alla dorsale atlantica, e poi c'era Poseidia, che era molto più a ovest ed era insomma dalle parti del triangolo delle Bermuda, appunto, no? Immaginatevi una grande Florida in mezzo all'oceano, e che sarebbe sprofondata dopo, da quel che mi sembra di aver capito, forse sbaglio, no? Ma fatto sta che quando Casey disse che a un certo punto sarebbe riemersa Atlantide, si riferiva proprio all'isola di Poseidia. Poi ci fu tutta la storia del muro di Bimini, che apparentemente non sembra essere un muro, ma come dire, una serie casuale di massi che si sono trovati sotto la superficie dell'acqua, in fondo al mare, ma abbastanza accessibili, cioè bassa profondità, che danno l'impressione di essere un muro, no? Stesso discorso che è successo con Yonaguni, in cui, da quello che ne so, è ormai assodato che si tratta di una particolarissima formazione rocciosa, che sembra effettivamente artificiale, perché ha questa perfetta angolosità, no? E gli ignoranti che non sanno che in natura esistono delle forme geometricamente molto regolari, vedi per esempio le lastre di Ardesia, cioè sono così lisce, non è perché è l'uomo che le ha lisciate, è perché l'uomo non ha fatto altro che separare una lastra dall'altra, ma sono fatte così per natura. Le lastre di Ardesia, quelle che si usano per le lavagne, la lavagna non l'ha levigata nessuno che io sappia, è stata proprio separata così, tac, no, liscia. Poi pensiamo anche ai cubetti di porfido. Ecco, piccolo intermezzo di archeologia misteriosa, no? Perché di recente c'è stato qualcuno che mi ha chiesto, parlare ancora di archeologia misteriosa, cioè di paleoastronautica, che in realtà è molto più ristretto, perché un conto è l'archeologia misteriosa, che implica, cioè, qualsiasi mistero di tipo archeologico, non necessariamente con in mezzo gli alieni. Devo dire che poi, tra l'altro, le storie di alieni, più passa il tempo e più
e meno mi eccita l'idea di... sono più interessato invece a quello che facciamo noi uomini e che abbiamo fatto, no? E anche in un lontano passato. E quindi ogni tanto magari ci sbatto dentro qualche nozione di archeologia misteriosa. Dunque, delle conoscenze di Atlantide e Thule, che tanti pronunceranno Thule, no? È greco e quindi TH si pronuncia S, come in inglese, cioè in inglese è più dolce, e in greco, quanto ne so, è il suono è più duro, Thule. Non appartiene a, diciamo, al bagaglio mitologico vero e proprio. È una terra che Pitea dice di aver il greco Pitea dice di aver raggiunto nell'estremo nord e che è stato identificato o con l'una o con l'altra terra nordica. Di recente ho letto un libro in cui veniva identificata con la Groenlandia. O di quelle custodite a Mu e Mayapan. Mu sappiamo già che è un luogo mitologico, Mayapan invece è un luogo che esiste archeologicamente, è noto, è in Messico, se non è in Guatemala, è in Messico, e che riguarda appunto la civiltà Maya, ritenuta notoriamente erede di Atlantide, dai tempi di Peter Colosimo, ma anche prima. Anche se la cosa, anche lì, non ci sono prove e anzi non c'è nessun vero motivo per pensarlo. Avrebbero dovuto essere sufficienti perché nei libri di Thule, dai fogli d'avorio, erano tracciate rune di sangue in grado di richiamare i demoni del quinto e settimo pianeta. Se si riferisce ai pianeti del sistema solare, sarebbero Giove e Urano. Non si capisce cosa avrebbero di speciale i demoni di Giove e Urano, no? Perché, come ci sono spiriti elementali in questo pianeta, no? Cioè, possiamo immaginare che ci siano spiriti degli elementi anche sugli altri pianeti. Questa tematica è stata sviluppata abbastanza da Lewis, C.S. Lewis, l'amico di Tolkien, quando scrisse la trilogia, proprio ha scritto una trilogia fantascientifica e fantateologica, proprio per fare una scommessa con Tolkien, no? Cioè Tolkien ha detto: io farò una trilogia lontana nel tempo, una vicenda lontana nel tempo, e lui stesso invece farò una trilogia con una vicenda lontana nello spazio, no? Ecco. E il tema appunto degli spiriti elementari che come dire amministrerebbero gli altri pianeti compare in tutti e tre i romanzi di questa trilogia, no? I cosiddetti Eldila. Se avete intenzione di leggere la trilogia di Lewis, vi consiglio il primo, che è molto bello, Lontano dal pianeta del silenzioso. Per Elandra invece, anche se ha degli aspetti interessanti, vi annoierà abbastanza. Il terzo, questa forza spaventosa, che si svolge tra l'altro tutta sulla Terra, è qualcosa di assolutamente demenziale, no? E penso che alla mentalità contemporanea susciterebbe un gesto di rigetto, proprio di rigetto per il sessismo, la mentalità reazionaria, lo sciovinismo anglosassone, cioè tutto quello che di più deteriore. Lewis aveva una mentalità che dire ristretta era poco. Oh, ecco. Quelli che si lamentano che Tolkien non aveva una mentalità abbastanza progressista, in modo abbastanza stupido, perché cioè giudicare persone di altri tempi, più gente del secolo scorso, ma secondo i criteri di oggi è veramente stupido, secondo me. Comunque, se leggete il primo romanzo, che ve lo consiglio, il tema appunto di questi spiriti che albergherebbero sugli altri pianeti del sistema solare appare molto, ma anche negli altri due romanzi.
Negli altri due romanzi, addirittura nel terzo romanzo, c'è una comparsa in grande di tutti gli spiriti del sistema solare, tutti gli Oyarsa, no? Cioè gli spiriti supremi, i capi degli Eldila, che compaiono nella casa del protagonista, no? In una riunione finale per la battaglia finale tra il bene e il male. E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.